Vi do il benvenuto al primo salone italiano dedicato interamente al settore del credito, un evento che per la prima volta in Italia riunisce tutti i professionisti del comparto. Adesso è il momento di ANC, l'Associazione Nazionale dei Commercialisti, l'associazione più importante a livello numerico, a livello nazionale. Ben arrivato. Buongiorno a tutti, sono Marco Cucca, sono presidente dell'Associazione Nazionale dei Commercialisti. Anche noi abbiamo accolto immediatamente l'invito a partecipare a questo importantissimo evento, perché come commercialisti siamo visti spesso come semplici fiscalisti, cioè ci occupiamo soltanto del fiscale, invece il ruolo del commercialista è anche altro. L'Associazione Nazionale Commercialisti ha partecipato a Milano alla Fiera del Credito nella sede del Sole 24 Ore, il primo evento interamente dedicato al comparto del credito, organizzato dalla testata online di informazione Stop Secret Magazine, un'occasione di confronto sulle dinamiche di un mercato in evoluzione fra tutti i soggetti che operano nella filiera del credito. E noi ci poniamo al centro di questa filiera del credito perché siamo proprio tra coloro che richiedono il credito e coloro che lo devono concedere, e dobbiamo cercare di intercettare quello che sono e anticipare quello che sono le necessità da parte dei nostri clienti e anche proporgli quelle che sono le soluzioni migliori. Ecco che in questi anni come Associazione Nazionale Commercialisti abbiamo tentato di percorrere anche altre strade alternative al credito tradizionale. Al primo Salone Italiano del Credito ANC è stata presente come espositore e con l'organizzazione del focus tematico La leva del credito per lo sviluppo e la crescita del Paese, il ruolo del commercialista. Ho iniziato la mia attività tantissimi anni fa, ma ricordo perfettamente che negli anni 70-80, dove il contesto economico era ben diverso da quello attuale, comunque ovviamente le imprese avevano necessità di accedere al credito. La nostra figura è sempre stata fondamentale. All'epoca lo era perché eravamo un po' i garanti, diciamo così, almeno a livello figurativo, dell'impresa che si presentava all'istituto bancario, ed eravamo coloro che interloquivano con il direttore di banca piuttosto che altri quadri di istituti bancari, dando informazioni non solo tecniche, che comunque erano limitate rispetto a quello che viene chiesto adesso, ma anche informazioni personali, anche noi stessi eravamo garanzia per come eravamo conosciuti professionalmente. E quindi voglio dire, la figura del commercialista è sempre stata fondamentale in questo tipo di rapporto. Oggi chiaramente le cose sono molto cambiate, lo è di più, siamo più importanti dal punto di vista tecnico, perché la documentazione che richiedono ora in un certo senso esclude l'impresa perché non è in grado di presentare ciò che viene richiesto e ha bisogno invece della nostra capacità per produrre questi dati. Oggi esiste una asimmetria informativa fra l'impresa e l'istituto di credito. L'istituto di credito parla linguaggio di numeri, parla linguaggio di statistiche, parla di rating, mentre l'impresa non è abituata a ad accedere al credito con questo linguaggio e non è abituata nemmeno a produrre i set informativi necessari perché l'istituto di credito valuti appieno le sue caratteristiche. Quindi il ruolo del commercialista oggi è fondamentale per colmare questa asimmetria, per fare da traduttore fra l'impresa e la banca e soprattutto per far capire all'impresa quali sono i passi necessari per colloquiare nella maniera giusta con l'istituto di credito. I numeri intanto della prima fiera del credito. Abbiamo due convegni, 12 focus tematici organizzati dagli specialisti di tutto il mondo del settore del credito, ben 34 espositori e 1963 partecipanti. In sostanza la prima edizione della Fiera del Credito è stata un gran bel successo. Di questo dobbiamo ringraziare indubbiamente tutte le associazioni di categoria partner dell'iniziativa e nell'occasione ringrazio naturalmente l'Associazione Nazionale dei Commercialisti. Qual è l'obiettivo di questa manifestazione? Il titolo è molto chiaro. Il titolo è L'era della condivisione, quindi l'obiettivo è quello di far parlare, incontrare, discutere tutte le figure professionali che
ruotano intorno al credito, dall'erogazione alla garanzia, alla gestione, al recupero, insomma 360 gradi. La mediazione è uno degli strumenti utili nel recupero del credito. La mediazione tiene alla relazione tra le parti e sicuramente può accelerare il processo di recupero del credito, che oggi attraverso quella che può essere un'attività giudiziale porta ad un ritardo enorme per le aziende. Questo permette alle aziende di poter essere più competitive sul mercato e quindi ridurre i costi che derivano da un eventuale contenzioso, costi che evidentemente non si riesce poi a ribaltare alla propria clientela. Quindi la mediazione è un valido strumento che può essere utilizzato anche grazie a quelli che possono essere i recuperi fiscali, il credito d'imposta ed eventualmente anche il titolo esecutivo che da questo tipo di attività può derivare. Il GDPR, il Regolamento Europeo sulla Privacy, ha generato una serie di paure ingiustificate nel mondo del credito. Intanto è una norma che atterra in un contesto imprenditoriale particolarmente strutturato, forse uno dei più strutturati per gestire i dati in conformità normativa, garantendo quella reale tutela del dato che il legislatore europeo ha cercato di portare anche nel nostro paese, ma non guardando al mondo del credito, ma guardando a tante altre realtà che invece gestivano in maniera massiva dati, forse in maniera un po' più allegra di come faceva seriamente già il mondo del credito. E quindi ecco che in questa attività, quella di erogazione ma anche di informazione commerciale, di gestione del credito, del recupero crediti, di stragiudiziale e giudiziale, il regolamento non dovrebbe fare così paura. Tuttavia le norme quando arrivano introducono delle novità e quindi a volte gli operatori fanno fatica a individuare quali sono le priorità e le scelte giuste da mettere in campo. Ecco che sotto questo profilo le linee guida delle associazioni di categoria, degli organismi di autoregolamentazione o vigilanza sono molto utili per adempiere in maniera reale e tutelante al nuovo dettato normativo.